Amici, da qui comincia, proprio da questo punto, il Regio Tratturo Celano-Foggia. Oggi inizieremo chiaramente in moto, sarebbe bello avere il tempo farlo tutto a piedi, però d'altronde usiamo i mezzi che abbiamo. Quindi da questa strada qui fino alla Tiburtina Valeria, che sono ancora oggi giusto 111 metri, cioè 60 passi napoletani, iniziava tutto il tratturo che arrivava fino a Foggia, e il suolo doveva essere spoglio di alberi e seminato, quindi erano i comuni sul cui territorio passava il tratturo che dovevano adoperarsi a far sì che non ci crescessero erbe, piante, e solamente erbe per facilitare la transumanza, cioè la pecora andava a mazza battuta, pascolava e camminava per arrivare fino a Foggia. Adesso inizieremo il primo pezzo e vi porto con me, andiamo, va. In questa prima parte, nel territorio di Celano, ancora è visibile forse una delle zone più originali rimaste del Regio Tratturo. Questi terreni poi furono dati in fitto a dei coltivatori che ancora oggi hanno questa esclusività, ma in ogni caso però tutto il suolo rimane demaniale, quindi di proprietà del demanio pubblico, e nel 2019, a riconoscimento dell'importanza dei tratturi, è stato dall'UNESCO inserito come patrimonio immateriale dell'umanità la transumanza. Quindi tutto ciò che riguardava la transumanza e i tratturi sono inseriti dall'UNESCO. Vedete, qui ancora è proprio originale a come era al momento della creazione, cioè con l'editto dei re aragonesi nel 1449, anche forse un po' prima, decretarono il tratturo come un patrimonio del Regno di Napoli, e tutti erano obbligati ad andare a Foggia, nella Reggia Dogana, per versare il fitto dei terreni. Qui ci sono ancora una delle poche realtà della transumanza lungo il tratturo, cioè degli insediamenti rurali ancora votati alla pastorizia. Vedete com'è integro, addirittura tutta, proprio ricalca precisamente quella lì sopra che vedete lì, è la Tiburtina Valeria, che passa su un pezzo del Regio Tratturo fino ad arrivare qui, e sono precisamente ancora oggi, a distanza di 500-600 anni, forse anche più, che è rimasta 111 metri, cioè i famosi 60 passi napoletani. Qui ci troviamo in località San Nicola, più o meno, quello era l'incrocio che portava a Musei, un importante museo archeologico sito qui nel territorio di Celano. E qui vediamo ancora le realtà pastorali e dell'agricoltura locali. Nel frattempo i re aragonesi, che crearono questa fida delle pecore, della fida bestiame a Foggia, ricalcarono un po' quella che era la mesta spagnola, nata qualche anno prima, e
E quindi non è da dimenticare, non sottovalutare e soprattutto tener presente che la transumanza fu la più ricca entrata del Regno di Napoli.